Allora, in quel giorno ci fu un'altra telefonata, credo di, non so se tutti insieme appassionatamente, Wilson Garlaschelli, ci fu e Oddi, parlarono di tutto. Se ce l'abbiamo, vogliamo mandarla, perché vediamo, proviamo, perché fu un delirio questo momento. Oddi, Garlaschelli e Wilson. Giancarlo. Grande Giancarlo, lo vedo sempre. Ciao Bob, tanti auguri. Ciao Gianca. Ciao, ciao. È sempre sentirti, sono venuto via, non ho fatto in tempo a vederti. Ma lì, figurati, però, insomma, dai, su, come, tanto come torno, lo so. Peccato che sei, sono contento che sei lì a Lecce, stai facendo bene. Sei un po' lontano perché tutte le volte non riesci mai a passare, a fermarti un pochino. È un po' un problema la comunicazione. Le trasferte sono difficoltose, è vero. Giancarlo, anche tu, se pensi a Bob Lovati, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Vabbè, io Bob l'ho avuto come, diciamo, il secondo allenatore che ho avuto la Lazio, perché primo, nella primavera ho avuto Flamini e l'anno dopo sono andato sotto le mani di Bob, quindi ho un ricordo bellissimo di tutte le cose che abbiamo fatto. Una volta mi ha fatto giocare a mediano e mi disse non passare a metà campo, se non ti tolgo. E io riuscì a passare era metà campo, vincemmo 1-0, feci gol. Miracoli succedono, miracoli. Bob, una volta si potevano fare i miracoli, adesso non si fanno più. Veramente un ricordo bellissimo, anzi io sono rimasto dispiaciutissimo quando ho saputo che non faceva più parte della società sportiva Lazio, perché credo che persone come Bob debbano rimanere a vita in certi posti, a parte il fatto che ha dato la vita per la società, quindi mi è dispiaciuto tantissimo e non capisco come si possa non comunque sai che c'è, Giancarlo, che Bob è la Lazio, sì, appunto, perciò appunto, non deve, quindi, sì, appunto, no, dove, no, deve no, stare no, nella Lazio, ma pure se non c'è è la Lazio. No, un momento, per il tifoso certo, lo so benissimo, per noi tutti la Lazio è Bob, però dico, no, la gratitudine, certo, dovrà stare lì. La gratitudine dovrebbe esserci sempre nella vita, certo, sempre, e invece purtroppo è successo che non è potuto rimanere ancora la Lazio. Questo, ripeto, mi è dispiaciuto moltissimo, però l'ho visto ultimamente e sta bene, quindi Giancarlo, mi auguro che sia bene altri 30 anni. Poi gli avete sempre voluto bene tutti, no? Per forza, come fai a non voler bene a Bob? Tu sei andato a Roma, no? Ma lui viene da Milano. Si sta emozionando, da Cusano, secondo Milanino. Da Cusano Milanino. Giancarlo Oddi, adesso andiamo a cercare un altro, che poi Oddi è del tufello di Roma, Giancarlo, siamo andati a cercare quel giorno anche Garlasca, che era non so in quale parte del mondo, sentiamo cosa dice Garlaschelli di Bob. Mi sono sbagliato, accusano. Però c'è un altro che da quelle parti, lombardo, che sta in diretta con noi, un altro, sentiamolo, vediamo chi è, pronto? Buongiorno, io sono lombardo ma sono spostato decisamente da tutt'altra parte. Da dove? Dove? Verso Pavia. Poi ho sentito quel cazzaro di Giancarlo Oddi al telefono, attacco subito perché non lo voglio sentire. Garlaschelli. Oh, Bob ti ha riconosciuto subito, Renzo. Auguri, ma Bob! Dai, anche va. La Garla, ma dai, su. Quanti ne fai? 100, Bob? Sei tua sorella. Senti una cosa, dovevo venire su alla... Ma dai, guarda, non te lo dico più Bob, non mi hai rotto le palle. Non c'eri te, io sono... Ma come non c'ero? Ma se non mi chiami come faccio? Ma sei sbagliato una volta, mi hanno detto che hai aspettato, mi ricordo chi, sei andato all'aeroporto di... No, te lo dico di Linate, invece l'aeroporto andava a Malpensa. Ci dovevamo incontrare all'aeroporto. Senti, io vado a Legnano, da Legnano andare all'aeroporto, c'è un aeroporto lì vicino, l'altro aeroporto sta dall'altra parte. Allora gli dico, guarda che io arrivo all'aeroporto, prima di partire, ci salutiamo, sì, vengo a trovare. Cioè, passa un'oretta, due ore, arriva, mi telefona, guarda sono quasi arrivato, 5 minuti e sono là, perfetto, dove stai? Io sto all'entrata numero 2, va bene, noi ci vediamo là. Passano altri 20 minuti, non arriva. Sbagliato l'aeroporto. Ma dove stai? Guarda, io sto all'entrata numero 2. E io pure, com'è, ci vediamo? Dico, boh, non lo so, allora spostiamoci, vediamo da un'altra parte. Poche parole, io stavo a Malpensa, lui stava a Linate. Pensa un po'. Ma guarda quanto guarda.
Adesso è nato il tuffello, perciò non può capire certo. È arrivato Rinato, mi parte dalla Malpensa, come faccio a capire che mi parte dalla Malpensa? Ma guarda che io voglio avere ragione ancora. Ignorante. Se tu mi dici no, vengo a Roma, io so dove vieni, o a Fiumicino o a Ciampino, non so come te, hai capito? Ecco, ho capito, ma io te lo dico però, parto da Ciampino, non è che tu mi dici arrivo a Linate e poi parte da Malpensa. Ma Legnano sarà più vicino a Malpensa che a Linate, appunto. Vabbè ragazzi, non bisticciate di questa cosa qua. Bob si sta stancando. Renzo, dimmi. Sono Guido, ciao, sì. Come stai intanto? Ciao, bene, come va? Tutto bene. Allora, Bob per te cosa ha rappresentato? È stato il mio allenatore, il più grande allenatore che Bevola ha mai avuto. Penso che io l'ho mandato in Coppa UEFA con un gol di testa a Milano che mi ringrazierà per tutta la vita, chiedilo. Te l'ho già detto, che è sbagliato. Si è saltato per prenderti, è andata sulla nuca di dietro e hai fatto il gol. L'unico gol di testa che hai fatto. Ma senti Bob, allora, ma bravo, dai, su. Ma dai. Tu l'hai scoperto tu, Carlaschelli? No. No, non so come mai è capitato tra grandi giocatori, non ho capito. È stato un grande sbaglio della Lazio. Gli è arrivato Carlaschelli. Non è vero. Ciao, io devo andare, arrivederci, ciao. Ciao, ciao. Ogni tanto anche la Lazio ha fatto degli errori, non è vero. Era una bella coppia con Coso, con Giorgio. Renzo sì, Carlaschelli è stato straordinario. Cioè, si vedeva, cioè, c'era sempre Chinè, ma poi alla fine c'era sempre Carlaschelli. Quando non segnava Giorgio c'era sempre lui. Di campione d'Italia fra un po' e lo sentiamo perché poi diciamo questo è ancora qualche minuto per dedicare a Bob Lovati. Io volevo ricordare invece un'altra cosa. Per piacere, arrivederci, grazie, questa volta devo scappare per davvero. Pino, ciao Pino. Bob, e l'altro chi era? Fortissimo, e che veramente tu possa, non dico altri 100, ma almeno altri 25. Madonna, mi vuoi vedere proprio su una sedia a rotelle, dai. Lascia perdere. Pino. Auguri. Grazie Pino. Pino, Bob per te? Bob lui dice che è stato un padre. Io penso che è stato un punto di riferimento come allenatore, ma anche fuori dal campo. Tu sai che Bob è stato uno dei più grossi Latin lover di Roma. Ma dai, ma veramente gira sta voce. Lascia perdere, fammi parlare perché sennò qui guarda. Vabbè, ma dopo tanti anni si può anche dire qualcosa. Ragazzi, Bob, come si dice a Napoli, era un grosso sciupafemmine. Sentite, ma ce lo raccontate un episodio allora? Perché lui tanto non racconta nulla di queste cose. Nemmeno noi. Ah, vabbè. Lei bravo. Sa perché gli faceva due maroni grossi così, Pino. Ah, perciò non andava poi, non... Vabbè, non... Ma era tutta fuffa, dai. Attenzione perché si sta arrabbiando, vedo che insomma... No. C'ha ragione il Garlic, ha ragione. Ha combinato più casini lui con le donne. Ah sì, pure Carlasca? Madonna, ragazzi. Sì, eh? Lui aveva rapporti sessuali anche sulle scale. Addio, ciao a tutti. Ciao. Vabbè, stiamo entrando un po' nell'intimità di tutti. Comunque, è il giorno di Bob, ma io qui vedo che sta succedendo di tutto perché stanno arrivando telefonate in privato, telefonate ai cellulari perché vogliono intervenire tutti. Stai scatenando un putiferio qui a Roma, eh? Sì. E allora ci abbiamo in diretta Giancarlo Oddi, Pino Wilson e Renzo Carlaschelli. Nel salutarvi, cari ragazzi, credo che vi abbia fatto piacere, insomma, sentire Bob. L'ultima, ecco, due parole a Bob Lovati e poi vi lascio perché stanno arrivando tantissime telefonate, voglio intervenire un po' tutti. Allora, Renzo, che sta... Io l'aspetto a Milano, di sicuro. Ok, va bene. Giancarlo Oddi, grazie Renzo. Io ciao, mi auguro ciao, di ciao vedere... a tutti, ciao Pino, ciao Giancarlo, sentiamo. Ma cosa vuoi? Io mi auguro di incontrarlo presto e gli auguro tanta salute perché lo merita. Bravo, qual è la cosa più bella, guarda. Grazie Giancarlino, grazie. Ciao Bob, ciao Pino. Ciao. Pino. Io non posso che, ripeto, rinnovare altri 25 anni ed essere all'altezza di potergli rifare gli auguri, segno che stiamo tutti e due bene, però a poco serenità, molta serenità. Bene, grazie a Pino Wilson. Ciao Pino. Ciao Bob, auguri. Ciao. Allora, volevo finire qui con Bob, ma non finisce mai con Bob.
volevo iniziare a prendere Napoli Lazio e sicuramente lo faremo, però c'è un altro che abbiamo sentito in quei giorni, è una persona che non possiamo non farvi sentire.